troviamo sempre a Jesolo nell'allevamento di struzzi di Giorgio Lenese. Giornata fredda questa. Sì, è molto freddo stamattina. Non lo temono gli struzzi il freddo. Però appunto lo struzzo è un animale abbastanza grezzo, ma preistorico, e quindi a più 40 e fino a meno 20 non soffre. Resistente? Abbastanza, sì. Malattie? Malattie per il momento non ne ho riscontrate, non prende neanche l'aviaria essendo un uccello. E un animale, lo struzzo, di cui si valorizza un po' tutto, no? A partire dalle piume. Sì, le piume per le boa delle signore, e per la pelle si fanno delle ottime borse, delle scarpe anche, che è molto resistente e molto morbida. E poi la carne. La carne è di un colore molto rosso, ha pochissime calorie, pochissimo colesterolo, è piena di ferro anche più del cavallo. Eppure non è molto conosciuta, nemmeno ricercata. Ma perché intanto siamo veramente pochi allevatori, e quindi dopo sì, la gente pensa sempre a un gusto selvatico, a un gusto un po' particolare, invece è molto delicato ed è molto sì, buono, diciamo. Sta registrando una sensibile crescita delle imprese agricole in difficoltà finanziaria. Sono oltre 18.000, con un aumento del 6% rispetto al 2013, con l'ammontare dei finanziamenti a sofferenza pari a 4,9 miliardi di euro, circa 600 milioni. Lo mette in risalto un'analisi della Coldiretti in base al terzo bollettino statistico della Banca d'Italia. Le cause sono attribuite a tanta crisi del mercato e maltempo che ha tagliato le principali coltivazioni agricole. Ma sentiamo da due imprenditori agricoli del Vicentino, nell'area di Bassano del Grappa, come si presenta la realtà agricola all'inizio di questo 2015, che cosa si aspettano e che cosa vorrebbero. Un'annata veramente terribile, il 2014, un'annata che ha sostanzialmente quasi compromesso i bilanci delle aziende. Ecco, i vostri umori? Gli umori sono tristi e nello stesso tempo difficili, ma cerchiamo l'aiuto di tutti, perché dobbiamo ricordarci che l'agricoltura produce il cibo che tutti mangiamo. Che cosa chiedete in sostanza? Più rispetto per l'agricoltura e maggiore forza per i nostri prodotti italiani. Più rispetto per l'agricoltura. Certamente, ricordo di essere stato in Belgio, dove lì c'erano scritte dappertutto: bisogna rispettare l'agricoltore perché produce il cibo che noi mangiamo. Lei che cosa coltiva? Beh, io ho allevamento vacche da latte, quindi sono agricoltore e allevatore. Come vanno gli allevamenti? Quello che ha detto il nostro associato qui, sono degli anni da dimenticare. Da dimenticare? Da dimenticare no, però abbiamo fiducia nel nostro lavoro e speriamo nel futuro. E qui, Giorgio, abbiamo i cugini degli struzzi. L'emu, che viene dall'Australia, a differenza dello struzzo che è sudafricano. E quindi questi animali fanno un strano rumore intanto. Sì, come un tamburo. Si riesce a vedere il maschio dalla femmina solo attraverso questo rumore, perché il piumaggio è uguale. Diciamo che sono molto più piccoli e appunto, essendo australiani, fanno le uova d'inverno, a differenza dello struzzo che le fa d'estate. Infatti lì vediamo un po' di uova. Sì, hanno un colore, un verde scuro. E adesso invece andiamo a vedere le uova dello struzzo. Ed ecco le nostre uova di struzzo, grosse. Sì, hanno un peso circa di da 1,4 kg a 1,8 kg, sono paragonabili a una 20-24 uova di gallina. Una frittatona con un uovo così. Sì, una frittatona molto leggera, molto gustosa, meno freschinosa, diciamo, dell'uovo di gallina. Merita di essere assaggiato questa frittata. Certamente. Ma poi in estate e in primavera
si possono assaggiare. Ma poi con le uova di struzzo si fanno tante altre cose, no? Sì, si possono fare anche delle dei soprammobili, delle lampadari e quant'altro. Ne vediamo alcune di colorate adesso, no? Sì. Qua abbiamo delle uova decorate per fare dei soprammobili. Come vedete sono molto decorative, molto... E vedo qua una borsa. Sì, questa borsa è fatta con la pelle di struzzo. Questa particolarità di tutti questi puntini sono dati dalle piume che sono impiantate molto profondamente sulla pelle, quindi lasciano questa particolarità di questi foruncoli. Pregiata questa pelle? Diciamo che è pregiata perché è molto resistente e molto morbida. E dalla borsa Giorgio Dinese passiamo alla tavola adesso. Sì, qui abbiamo del filetto di struzzo che noi qua in agriturismo facciamo del carpaccio come antipasto e dopo della tagliata come secondo. Ha un bel filetto lo struzzo. Sì, molto morbido e molto delicato come gusto. E poi un piatto. Un piatto che sono le nostre pappardelle col ragù di struzzo. Sì, perché lei oltre ad allevare struzzi fa anche agriturismo. Sì, abbiamo l'agriturismo e abbiamo anche alloggio. Chi sono i suoi ospiti? I nostri ospiti sono principalmente stranieri che vengono in questa zona perché siamo vicini a Venezia, vengono a visitare Venezia e quindi sì, si fermano 2-3 giorni. Nella campagna? Nella campagna per stare tranquilli e non essere... E gustare carne di struzzo? Sì, principalmente e non essere nell'affollamento della spiaggia. Una battuta conclusiva in Veneto, un detto, che se... Pi sorsi de formaio. Sì, perché c'è gente che magna, che è quella che lavora attualmente. Una bella Italia questa. Sì. È tutto, grazie per essere stati con noi. Appuntamento con Agricoltura Veneto la settimana prossima.